negli ultimi 2 anni ci hanno inculcato che una scarpa con un'altezza dal suolo più alta potesse in effetti far correre il podista amatore più velocemente rispetto invece a una scarpa con un'altezza molto più bassa. Se questo è vero in generale, in realtà con il lancio delle Adizero Prime X, delle quali abbiamo fatto un unboxing e che il pro depodista ha definito di scarpe per borghesi, in realtà questa cosa non è necessariamente vera, ma per capirlo purtroppo non possiamo partire dalle specifiche, anche se questa scarpa in realtà pesa 272 grammi, drop 10, 50 mm nel tallone, 40 mm nell'avampiede. Sì, avete capito bene, una scarpa super alta. Di questa scarpa abbiamo apprezzato come al solito lo spazio nell'avampiede, sicuramente molto ampio, la presenza della solita tomaia in Seller Mesh, che secondo noi è davvero il non plus ultra per il podista amatore, la presenza di una linguetta racing, anche se in realtà hanno voluto tra virgolette risparmiare in maniera significativa sulla linguetta stessa, dei lacci piatti che comunque secondo me consentono di avere il piede bloccato, un tallone relativamente morbido perché comunque si affloscia piegandolo, ma al tempo stesso che consente, per tutti coloro i quali avessero una capacità propriocettiva particolarmente importante di correre velocemente, una quantità infinita di Lightstrike Pro, che è la schiuma Pro che viene anche utilizzata nelle famose Adios Pro 2, una presenza di un battistrada fantastico, superlativo, e in effetti in questo caso, siccome non Adidas non ha dovuto necessariamente ridurre il peso perché comunque la presenza di Lightstrike Pro era significativa, il miglior battistrada presente sul mercato, la presenza di una piastra in fibra di carbonio che consente in effetti davvero una rigidità importante della scarpa stessa. Ma la domanda sorge spontanea: questa scarpa vi farà correre davvero velocemente? E la risposta non è così scontata. Chiaramente per il podista amatore super evoluto, addirittura per il professionista, questa scarpa non è possibile utilizzarla, cosa che ha portato l'organizzazione della maratona di Vienna l'anno scorso a squalificare un oscuro podista etiope che ha utilizzato questa scarpa. Sappiate comunque che l'instabilità di questa scarpa è incredibile, e in effetti l'angolo di pronazione è superiore a tutte le altre scarpe. Se correte però di avampiede troverete un beneficio incredibile, e soprattutto il beneficio è derivato anche dal fatto che post allenamento, grazie alla schiuma presente in tutta la scarpa, avrete sicuramente meno dolori post allenamento. Io comunque lascio la parola al prodepodista che ci ha raccontato pregi e difetti di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero geniale se lo faceste. Ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un coffee, ciao! Andrea, ci siamo persi nei meandri delle varie recensioni, non abbiamo mai fatto la recensione completa delle Prime X. Nelle ultime settimane abbiamo fatto tantissime recensioni Adidas, era giusto completare il catalogo. Cosa ne pensi di queste Prime X? Beh, è una scarpa... Tanto ciao a tutti, è una scarpa... Ma guarda che te le tiro, comunque, sei pronto? Sei no, pronto? Aspetta un attimo, ti Ma prego. sto imparando. Dai, imparando. Lanciamela. Sto imparando. Allora, è una scarpa molto bellissima, ho rivisto cosa è successo. Non abbiamo capito cosa era sta piastra qua sotto, Max. È metallo così a caso. Per di più l'avevano colorato, quanto è durato il colore sopra... 10 km neanche forse, nel tempo di la corsa. Ma stavo dicendo, una scarpa super, un po' pesantina ma straammortizzata e strareattiva, quindi diciamo la scarpa forse migliore per correre una maratona da illegali. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Secondo me non è una domanda molto facile. Guarda, ti devo dire in tutta onestà che non le voglio consigliare a nessuno per gareggiare, perché sono scarpe vietate in gara, quindi anche se dovessi far 4 ore non la vorrei vedere ai piedi di nessuno. È una scarpa ottima per fare gli allenamenti, sicuramente una scarpa meglio di questa per fare gli allenamenti non se ne trovano, è comunque stra reattiva,
perché la mescola comunque è super e ce n'è tanta di mescola, quindi sia in avampiede che nel tallone sono strammortizzate. Fino a che peso del podista amatore le suggeriresti, raccontando e ipotizzando che il podista amatore sia un borghese, come avevi detto nel video precedente? Peso dell'atleta io non le azzarderei più di 75 kg, anche perché dopo si rischia davvero di farle cedere troppo verso l'interno, anche se sono comunque tanto carrozzate, ma un po' di torsione c'è comunque, e ho paura che degli atleti un po' lenti e un po' pesanti le facciano cedere troppo. Per quali distanze le utilizzeresti? Distanza, qualsiasi distanza, secondo me, fino a che non scade troppo la prestazione, nel senso che su un passatore forse fatto in 7 ore la potrei utilizzare, magari fino alla colla, anche se quest'anno non fanno il cambio scarpe alla colla. Comunque, cioè, distanze, secondo me, fino alla preparazione della maratona, dei lunghi o dei lavori al medio per la maratona, secondo me va benissimo. Ti lasciano il piede riposato, le gambe riposate. Invece per quali ritmi le utilizzeresti? Guarda, intanto il tallone, i ritmi secondo me dai 4,30 in giù. Sopra le vedo un po', sopra, quindi a 4,40, a 4,50 le vedo un po' too much. A livello di biomeccanica di corsa, secondo te questa scarpa ti consente di appoggiare di avampiede o invece non cambia il modo di correre del podista amatore? Assolutamente sì, guarda, c'è anche questa parte con le piastre, con la piastra, boh, che davvero non so cos'è, acciaio inox, inossidabile, comunque sì, la zona di appoggio, quella lì davanti, per di più se vedi c'è un pochino di calino che ti fa correre ancora di più di avampiede. La transizione è praticamente avampiede, punta. A livello di tomaia, io parto sempre dalla tomaia, anche se è irrilevante, cosa ne pensi? Ma non sono d'accordo che la tomaia sia irrilevante, perché comunque, a parte che è ancora quella plastichina che stanno utilizzando su tutte le scarpe racing di Adidas, è un'ottima tomaia. Ti dirò, il grosso difetto che non mi piace proprio è la linguetta, guarda qua, davanti è nulla. Invece a livello di lacci, come l'hai vista? Si allaccia abbastanza bene e rischi di romperla oppure non è nessun problema? No, c'è il rinforzo nella zona degli occhielli, tutta rinforzata bene la zona degli occhielli, e vabbè, i lacci sono sempre i soliti un po'... Hanno fatto tutta la serie delle scarpe Adidas Racing con questi lacci un po' così. Tu non puoi fare i nomi di altre marche, però mi piace molto quello che hanno messo sulle Nike, tutto zigrinato, sulle Alphafly oppure sulle ASICS nuove. Tra l'altro Andrea mi fa sorridere, perché comunque Adidas sa proprio fare le scarpe, sicuramente queste non si rompono. Invece a livello di intersuola, cosa ne pensi di questa Light Strike Pro e la quantità infinita premia chi corre oppure lo svantaggia? La quantità infinita premia assolutamente chi corre, figurati qua. Guarda quanta schiuma, credo che qua siamo davvero al limite, poi sopra davvero diventano dei trampoli un po' troppo instabili. Invece a livello di piastra in fibra di carbonio, in questo caso siamo sicuri che c'è la piastra, anche se ovviamente in un formato Adidas, cosa ne pensi? Sì, la piastra, che ricordiamo che sono tre stripes, com'è che si dice? Tre stripes? Three stripes. L'altra, vabbè, dopo rifarai vedere quella parte lì con questa qua che si vede argentata. Vabbè, la piastra di carbonio, più io continuo a dire che anche in questo caso è più quasi di stabilizzazione barra rendere la scarpa più rigida che funzione propulsiva. E poi vedo qua davanti questa piastra qua, che davvero non ho capito l'utilità, forse per appoggiare bene di avampiede, di non far afflosciare la scarpa. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista e secondo te, rispetto agli altri modelli racing, cosa ne pensi? Forse il miglior battistrada delle scarpe da corsa, da gara di Adidas. Un po' intagliata,
mi dà una sicurezza in più. Comunque io la suola straliscia delle Pro 2 l'ho un po' patita. Secondo me, Andrea, chiaramente in questo modello non hanno cercato di minimizzare il peso e quindi hanno messo una quantità di gomma superiore, sei d'accordo? Ci può stare, assolutamente sì. Ti dico, se devo andare a togliere un po' di peso però dalla suola e rendere la scarpa un po' scivolosa, forse no. A livello di stabilità, cosa ci sai dire, visto che ci sono 50 mm nel tallone? Hai già detto che forse non è così stabile, cosa ne pensi? Ma io credo che una gara in linea sia la cosa migliore. Se già devo fare qualche curva in più diventano abbastanza problematiche. Poi ti ripeto, non è una scarpa da gara, quindi per cui la utilizzerei bene in pista o su davvero dei circuiti da 2, 3, 4 km con praticamente dei quadrati dove hai 4 curve, magari neanche troppo a 90 gradi. Andrea, qual è la durata di questa scarpa? Scusami, intanto ho detto una cazzata, se ho un quadrato non possono essere curve da meno di 90 gradi, quindi vabbè. La durata di questa scarpa secondo me è tanta, nel senso scarpa prestativa forse mi azzarderei a dire anche 400 km e poi sicuramente una scarpa da allenamento e forse la utilizzerei anche una scarpa da lento, quindi sì, è vero, una scarpa da borghese ma che comunque dura di più delle altre. Quindi dici che questa scarpa arriva fino anche ai 700, visto che comunque non la puoi utilizzare in gara, 700-800 km. Ci può stare, secondo me sì. Invece Andrea, quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? Guarda, due difetti, il primo è che non si possono usare in gara, l'altro è la linguetta che non mi piace proprio, i pregi è che c'è una quantità infinita di Light Strike Pro. Se dovessi consigliare a un amico una scarpa Adidas, alla fine quale, visto che le abbiamo provate tutte tranne le Pro 3, quale consiglieresti al podista amatore medio? Adios Pro 2, perché se la dovessi consigliare così in generale è una scarpa che va bene un po' per tutti. Questa qua, ripeto, è una scarpa da allenamento e la Takumi Sen è una scarpa tra virgolette di nicchia per correre forte. Invece Andrea, nei prossimi giorni parteciperemo alle gare brevi in pista oppure anche in strada sui 5-10 km, in questo caso andresti di Takumi Sen? Ma guarda, inizia il giro del Varesotto, io andrei di Takumi Sen tutta la vita. E se invece uno non avesse intenzione di spendere 200 euro, le sostituiresti con le Boston 10 oppure con le Adios 6? No, Adios Pro 6 tutta la vita. Gara corta, quasi quasi andrei anche con le SL20 per dire, quindi le gare dai 5 km le posso spangare con le SL20 o con le Adios Pro 6. Le Boston, non farmi parlare, dai. Non le consiglieresti a nessuno, ma probabilmente nemmeno per correre una maratona. No, forse no. Va bene, grazie Andrea, stay strong. Andiamo a berci un coffee che di fatto la caffeina ci manca, anche perché dobbiamo testare ulteriori scarpe. Anche i caffè offerti da voi sono sempre ben accetti, comunque non c'è caffeina lì, quindi fa meglio ancora. Ciao!